male è riuscita a dire no. Si può essere di sinistra, anche comunisti, non essere obbligatoriamente cretini e poter continuare a tenere al centro le ragioni della tua gente e provare a coniugare le ragioni dei lavoratori, dell'ambiente, il punto che ti pongono le donne di lotta al patriarcato, cioè di provare a fare un passo in avanti, non semplicemente una memoria. Rifondazione sul piano politico. Sul piano sociale c'è stato, a mio parere, il movimento di Genova, cioè il fatto che molta gente, giovani, sovente giovanissimi, sovente senza nessuna esperienza politica, scendessero in piazza dicendo un altro mondo è possibile, ponendo consapevolmente o a volte non pienamente consapevolmente il problema dell'uscita dalla dinamica della mercificazione, cioè dicendo valgono i valori d'uso, vale il senso delle relazioni, delle cose, bisogna rispettare l'ambiente, le persone, gli animali, bisogna avere tra il nord e il sud del mondo una dinamica di un certo tipo e non di un altro. Quel grande movimento che è durato degli anni in Italia, non si è fermato a luglio del 2001, e ha durato Firenze, le manifestazioni antirazziste, i social forum sul territorio. E l'altro elemento sociale è stata la CGIL di Cofferati, che le ha sbagliate tutte nella vita, a mio parere, ma una l'ha fatta giusta, ed è stata la battaglia sull'articolo 18, che ha fatto schierando la CGIL come nessun segretario della CGIL ha saputo fare negli ultimi 30-40 anni, in modo molto netto. E io penso, stavo parlando adesso del ciclo corto della sconfitta, che quelle due lotte lì, la lotta, possiamo dire, più degli studenti, dei giovani su Genova, c'era anche la Fiomma, il punto erano quelli. Chi ha fatto l'associazionismo c'era a Genova, il volontariato, e dall'altra la lotta visto nel governo Prodi la possibilità di un inveramento della loro battaglia, cioè di dire noi abbiamo fatto le lotte in questi anni, adesso buttiamo giù Berlusconi e col nuovo governo in cui c'è anche Rifondazione e tutto il resto riusciamo a cambiare. Io penso che i due anni che abbiamo fatto del governo Prodi, io sono parte del problema da questo punto di vista, hanno prodotto una delusione fortissima, fortissima, di coloro che si erano mossi, in particolare di chi si era battuto fortemente contro Berlusconi, e questo ha determinato la seconda delusione pesante. C'è una delusione di fondo che arriva dalla generazione di chi oggi ha 60 anni, che ha visto la delusione rispetto alle lotte del 68-69 fino al 75 in un lungo ciclo. E c'è una delusione dell'ultimo ciclo, cioè di chi aveva provato a rispondere a quei nodi lì, che è la delusione su Rifondazione, sulla capacità di dare una risposta da sinistra alla crisi a cui Occhetto aveva risposto da destra. Io penso che noi siamo frutto di questa doppia crisi, che fa sì che se uno va a parlare con un leghista, questa è la vera differenza, parla con qualcuno che crede nelle cose in cui dice, e che se parla con uno di sinistra, sostanzialmente parla con una persona che ti dice che boh, sarà così, e in ogni caso che chi mi rappresenta non ci crede. La crisi morale della sinistra è il punto decisivo, perché il punto decisivo della sinistra non è di non aver capito la realtà italiana, ma è di non avere una relazione tra le parole e i fatti, per cui la sinistra è incredibile, perché questo è il nodo che non ti viene riconosciuto, di dire ma insomma avevate la possibilità prima il ciclo grande, poi il ciclo corto, e non avete portato a casa. Io penso che questa è la situazione in cui siamo, in cui il punto politico è del tutto combacia col problema morale. Lo chiamo problema morale per dire che uno non pensi che quando
spiego che cosa vuol dire problema morale. Vuol dire che io, quando sono diventato ministro, tre quarti delle persone che conoscevo mi davano del lei dopo che ero diventato ministro, e prima mi davano del tu. E che quando vai a fare un comizio, tre quarti dei tuoi che sono venuti al comizio pensano che tu fai il comizio perché c'è il problema di andare tu a fare il deputato, non di un progetto politico. Problema morale vuol dire questo, che la gente non crede che le cose che tu dici nel comizio tu le pensi, ma che c'è un elemento di nichilismo in cui non si sa mai quando tu tradirai, quando tu non ci sarai più. In questo senso penso che c'è un problema della sinistra, che è di ricostruzione intanto della sua credibilità nel rapporto tra le cose che dice e le cose che fa. È un fatto elementare, ma secondo me senza di quello noi possiamo fare quello che vogliamo, ma non andiamo da nessuna parte. C'è un punto decisivo di credibilità nel